Ehi, hey, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gazzetta34. Allora, Perché non hai pubblicato un video ieri, Gaz? perché ieri, come oggi, non c'è nulla da dire. Cioè, non c'era ieri e non c'è oggi nulla da dire. Ora che hanno tolto la cosa delle uova, no? Che ogni giorno c'è un uovo diverso, io non so come aprire il video, quindi lo apro dicendo: ehi, oggi ho droppato questo, ho droppato questo, ho droppato questo. Ma non droppo niente da giorni. Quindi non so come aprire i video. Ieri sono rimasto così bloccato che ho fatto un video, però era vuoto, non c'era nulla, quindi non l'ho neanche pubblicato, non l'ho neanche portato quel video perché veramente era vuoto. Siamo arrivati a mercoledì. Mercoledì, giorno del più 50% di esperienza. Oggi è doppio, quindi c'è il più 100% di esperienza. Una bella cosa, io intanto avvio un raid perché mentre vi espongo la situazione, almeno facciamo lavorare un pochino il mio personaggio. Come abbiamo già visto la volta precedente, non ricordo se l'ho fatto vedere. Sì, credo di sì. Sì, perché ho scritto Super Scroll in live, cioè in diretta, quindi sì, l'ho fatto vedere. Io non droppo dal 17, oggi è il 24, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 giorni che non droppo nulla, nulla di nulla. Oggi sarà il settimo giorno, vedremo se riuscirò a droppare qualcosa o no. Sono riuscito a portare su le mie statistiche potenziando il corpetto che avevo, però l'ho dovuto potenziare facendo ride, piano piano, prendendo un pezzettino ora, un pezzettino dopo, un pezzettino dopo, un pezzettino dopo, in maniera molto, molto lenta. E sono riuscito a raggiungere i 4806, se non sbaglio, punti statistica. Ok, siamo al boss. Vediamo se oggi si spezza la maledizione del drop e troviamo qualcosa. Stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Ho davvero trovato un pezzo set? Così, è bastato dirlo? Cioè, la Kong sa che io sto registrando, sa che sono 6 giorni che non droppo, ha detto: boh, dai, diamogli qualcosa. Gli diamo un mitico? No, troppo. Gli diamo un leggendario? No, troppo poco. Vabbè, dai, gli diamo un set che però ha già. Ah, sì, dai, ci sta, onesto. E mi hanno dato un set. Grazie, Kong, credo. Sono piacevolmente stupito di questo avvenimento. Procediamo a distruggere il nostro pezzo set trovato che si chiama Earthen Might, che non ce ne frega niente di che cosa fa, sinceramente. Cioè, distruggiamolo, ci prendiamo i nostri 60 frammenti. Beh, al momento non possiamo farci nulla, ma è un inizio. Ci siamo presi 58. Beh, ti ha detto sfiga, peccato. Però è un inizio, è un inizio. E con questo drop ricevuto andiamo a vedere qual è l'offerta nel negozio attuale. E direi chiudiamo il video perché non c'è molto altro da dire per oggi. Nel negozio oggi troviamo la sfera Spectronium. Che ci dà cosa? Che cosa? Ah, due super scroll, due bollitore e caldaie, due cesti frammenti, due targhe di badge, due. Vabbè, allora ci dà 2 giorni di push, 400-800 di energia, 100 di PvP, 100 di. Cazzo è questo? Sai che non lo so che. Ah, questo qui è per prove di Nyx, 100 di evento, spedizione, eccetera. 100. No, 40 raid, scusatemi. E questo qui è molto importante. Due bollitori caldaie sono molto importanti perché danno un incantamento del nostro tier massimo. Io questi quattro incantamenti li ho ottenuti soltanto tramite lo shop, appunto, e possiamo vedere che al momento di leggendario non ho trovato null'altro, quindi non è facile trovarli, non è facile. Questo lo distruggiamo perché è un rosso. Mi tengo piuttosto quelli vecchi che mi danno colpo doppio deflessione. E autorizzare colpo doppio sarebbe stato più bello 1%, 1%, ma anche così mi piace. Che altro c'è da dire? Sto continuando con le mie spedizioni, ma purtroppo non sto avendo molta fortuna, quindi pace. Ed anche nelle prove di Nyx ancora non ho mai droppato un pezzo set.
Spero di droppare oggi. Come abbiamo visto però, con il 100% di esperienza droppo più che con il 100% di drop più una super scroll più due rune attive, quindi... Ok, credo... non so bene come funzioni il drop, ma non dovrebbe essere esattamente così. Questo video, ragazzi, giunge al termine, io vi ringrazio per la visione, spero vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like, un commento e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale. Alla prossima!